Guardate com'è bello il mio amore. So tell me how, when every ship is going down, I don't hear nothing when I hear you say, it's gonna be okay, it's gonna be okay. Black and white. Buongiorno, amore. Buongiorno, amore. Sì, mio amore, è solo io. Buongiorno a tutti. Buongiorno, andiamo a fare colazione oggi con le treccine. Che poi la cosa bella di oggi è che praticamente vabbè, la testa mi fa un po' male ovviamente, però sono andata in bagno, amore, prima stamattina. Ho dato una capata nella porta del bagno. E adesso sì, adesso praticamente ho mal di testa, non solo per le treccine, ciao, ma anche per mal di testa della porta. Hola. E quindi niente, qua non si portano i video youtuber, vedo che ognuno mi fa l'immidire in faccia, amore. Sì, scema. Dicono, ah, questa è quella italiana, scema. Ok, vabbè, non poi tanto diverso da quello che pensano in Italia, amore. Vabbè, comunque, almeno portiamo l'allegria, vero amore? Sì. E portiamo l'allegria. Amore, oggi sono un po' di frutta. In questo nostro viaggio. Faccio di dare. In questo nostro viaggio. No, detox. Non mi seguivi, io vado un'altra parte. Tu vai a mangiare la frutta. Però comunque, dai, stiamo in forma. Perché sì, comunque, stiamo cercando. Quando torniamo a Napoli, poi. Stiamo cercando di mangiare sano. E poi, grazie a Fit Via, con tutti i tè e le tisane che beviamo dopo colazione, dopo pranzo. Ne beviamo 3 al giorno e quindi ci manteniamo in forma. Poi facciamo sempre un po' di corsetta, non ci stiamo allenando, però camminiamo, corriamo, quindi stiamo in forma. E poi insomma la vacanza si fa una volta all'anno, quindi ci sta. Questo vetro è sporco, ci sta, ragazzi, vero amore? Sì. Okay. Anche Dario doveva fare le treccine, secondo me. Sì, ma vado a fare oggi appuntamento. Grazie amore, grazie amore mio. Allora, io e Dario per fare colazione prendiamo 10.000 piatti, i soliti napoletani. Però le mie scelte contro quelle di Dario: cornetto integrale, waffle perché è troppo buono con cioccolato fondente fuso, prosciutto iberico buonissimo, un po' di panino integrale e un uovo. Ah, e lo yogurt. Ok, lo yogurt, ci ho messo anche i panini di cioccolato, vabbè. Cappuccino, poi ci sono vari cereali sparsi, succhi di frutta. E qua ho preso un po' di frutta e un succo di frutta, vabbè, ho preso tante cose, però insomma, Dario. Io senza cioccolato. Dario senza cioccolata, però 8.000. Perché scusa, uno di questi, già ne avrei mangiati altri 3. Pancake, waffle, qua altre ciambelle, robe, amore, lo yogurt. Questa che è quest'acqua? Questa è la cosa più sana che hai preso. Che cos'è, amore, quella? L'acqua e mozzarella. No vabbè, però ti stai proprio disintossicando in questa vacanza. Buon appetito, amore mio. Amore, c'è un gatto troppo bello, dobbiamo portarlo a casa. È bianco, grande. Ma quello può sta bene qua. Buon appetito. Però tra tutte le cose che ci sono, noi non prendiamo la Nutella, vero amore? Perché davvero, a parte stizzi, a me la Nutella, sono pulita, sono un po' sporca. Non piace, è un sapore troppo dolce che mi nausea, sento proprio lo zucchero all'olio di palma, preferisco un po' di cioccolato così fuso. O mia moglie l'ha presa una sola volta, assaggiata pure un po' perché da anni non la mangiavo, ho detto ma fammi vedere, come l'ho assaggiata mi sono ricordata, quel dolciastro, olioso, no. La cosa più buona del mondo, amore, è questa. Com'è l'acqua? Sì, io non ci credo. Sei bugiardo, amore. Dici che è calda, invece no, non è pure partito, Amore, è freddissima, ragazzi, solo io ho sempre freddo nell'acqua. È troppo fredda, ma perché mettono le acque fredde nelle piscine? Vai a vedere se libera l'aria. Sì,
sì, andiamo a fare l'idromassaggio. No, c'è un ragazzo dentro, lo vedo da qui. Aspetta che lo zoom. Andiamo a fare la jacuzzi, vasca idromassaggio. Che bello! Buenos dias, mi amor. Che macchina è questa, amore? Questa è una Volvo. Volvo. No, beautiful machine. Volvo 3000 cilindrata questa. Dario. Credo che sono 5000. 5000? Oh, è un aereo. Siamo in aereo, ragazzi. Comunque adesso il nostro amico. What's your name? Dorian. Dorian ci accompagnerà per tutto il sud della isola Lanzarote e ci farà vedere tutti i posti più belli. Che bello, amore, perché in pratica poiché tutte le agenzie turistiche sono in sciopero e allora c'è saltata l'escursione che dovevamo fare, abbiamo un po' cercato di tamponare così e vedremo alcuni posti belli, vero amore? E, siamo felicissimi e faremo tante foto. Mio amore, è tanto comodo qua, è bellissimo questa macchina. C'è l'aria condizionata. Amore. Sì, sì. No, dopo la facciamo vedere anche da fuori. Mamma mia, amore. Mi sembri un re. Faccio di cognome del re? Però prima non ero un re, adesso sei. È un re sempre. Guarda com'è spaziosa e comoda. Wow. La mia canzone. Sì. Sono le degli amore. Amore, dai di guarda. È la polizia della casa. Ah, sì, la mettiamo a correre. Ma c'è la polizia, non può correre. Ah, ecco. Sono male. Dobbiamo comporre, da risolvere, cioè andiamo a 300 che... No, no, funziona. Scave pompe qua. Che ti ritrovo la febbre? La frebbe. Da ore non ti dire la febbre. Mannedi. Che tiriamo tu là? La frebbe. La frebbe. Da pure c'è la frebbe. Da pure dice la frebbe. D'amore. Para Marbella? Sì, sicuramente. Creo que hay Prada y Dale, creo. ¿Está claro? ¿Y Camel? Pérez. ¿Sabes quién es Florentino Pérez? No. El presidente de Real Madrid. Pero sabes que calcio yo no soy. Presidente de Real Madrid. Sí. Proprietario. Él tiene hoteles aquí en Lanzarote. Está bien eso. Tiene un. Tutta sua. Todo es suyo. Mamma mia. Ma niente, c'è sta niente, amore. Y. Dentro, en la Algeria. En la Algeria también tiene bodegas. Ragazzi, qui ci sono solo pietre. Uno incredibile. Pietre ovunque. Però è bello vedere questi paesaggi. Cioè, ti trasmette qualcosa di. Non so. Autentico, rilassante. Pietre davanti a noi. Camminiamo in mezzo alle pietre. Lava, tutta lava. Dentro de mucha de esta roca negra hay una piedra preciosa que se llama olivina. Es una piedra verde. Ah, ¿cuándo la trovo? Que se hacen collares, pulseras. Dentro hay, si te fijas bien, a veces hay
esta piedra es preciosa, semi preciosa. Adesso che Dario scende per cercare la pietra preziosa. Tutte le persone sul cammello, ma no, quanti? Incredibile. Se algún amigo mío por aquí, para entrar rápido. Vale, fantastico. Però poveri cammelli, speriamo che non soffrano, ragazze. Amore, secondo te soffrono questi carrelli? Cammelli, io non voglio che soffrano. No, amore, voglio solo portare, voglio portare per su. Portare i pesi. Sì. Marcello! Che chili, mio amore. Che paura! Arrabbia, arrabbiato. A chi cambia video a foto? Questo? Rec. Video, 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 video. Poi così. Mira detrás tuya. Saluda, amigo. Quiere un beso. Bueno. Hola, amore. Ora sta copotagata ad oggi. Aiuto. Oh, ciao. Aiuto. Amore. Io sono un po' triste. Perché? È perché penso che questi cammelli soffrono. Secondo questo... me. Eh sì, perché guarda quanto peso, soprattutto tu che sei pesantissimo. No, tu sei pesante. Mo si stanca il cammello. Amore, io davvero sono sensibile a queste cose. Mi dispiace perché penso che soffrono. Tu che pensi? Se lo fanno, vuol dire che non soffrono, sono qua. Speriamo, amore. Allora per il cavallo. So. Dopo gli vogliamo dare un po' di acqua. Sì, sì. Un po' di vino. Un po' di acqua, un po' di pappa a questo cammellino, amore. Io mi sono affezionata, vado come bene. Ma quella cosa che ha detto, ti posso dare i cammelli? Mi prendo. Sì, sì, ha detto, prendi, prendi. No, dammi io voglio cammelli. Il cammello, lo voglio portare a casa. No, quello me l'ha dato a me il cammello. Vengo a lavorare col cammello. La sosta che tengo, cammello non si scioglie e se ne va. Va a Madrid solis. Cammello impazzito! Aiuto! Hai fame? Secondo me ha fame. Dagli un braccio. Dagli un braccio. Amore. Siamo qui, seconda sosta dopo la cammellata al golfo, siamo. Mezzo giorno giù, sono meno di 5. Ok, stiamo salendo. Oddio, è stancantissimo. Sono le pietre nelle scarpe, amore. Lo sai? Sì. È stancantissimo. In mezzo al vulcano. Incredibile, raga. Bellissimo. Andiamo là? Amore, là, dove c'è quella signora? Sì, eccoci ragazzi. Sono arrivate. Siamo arrivati dove l'acqua è più verde, amore. Sembrano smeraldo. Questo è il lago verde, giusto amore? Come no? E che cos'è? Questa è un'altra parola. E il lago verde dov'è? Ah, andiamo. Non abbiamo comprato l'acqua perché si muore di caldo. Muore! È il paradiso. Anche Carlita. Ci sono le saline. C'è la macchina buona, Bello. Okay. Ragazzi, siamo
in paradiso. Qua praticamente fanno il sale, le salina, che bello, amore, il sale naturale. Chissà se c'è il sale rosa, amore, guarda, distese e distese dove fanno il sale, lo vedi, amore? È bellissimo. E lo vendono anche, andiamo a domandare quanto costa, amore, questo sale. È bellissimo, mamma mia. Il nostro autista Dorian è bravissimo, dove sta pure con cose soldi, perché ha detto ragazzi lo potete in spagnolo, potete comprare il sale, ma noi non abbiamo i soldi. Gli ultimi 10 euro abbiamo speso, facciamo vedere, ci avevo preso i braccialetti vulcanici, però non tenere i miei soldi, non li facciamo per strada. Dorian, sale, ciao, hola, sale Lanzarote, sale di Lanzarote, sale marino. Quanto? Ah, costa poco, amore, un euro. Cioè, deve avere nel portafoglio un euro, amore. Questo un euro, un chilo. Possiamo prendere questo? Ma che proprietà ha questo sale? Proprietà? Che proprietà? Ti ha prestato Dorian? Va bene, comunque costa poco. 50 centesimi, questo un euro. Un euro, amore. Quante ce n'hai? 2 euro. Così li regaliamo. Tuo padre, giusto? Mm. 50. Vediamo due di questi. Uno a noi, uno a papà, uno a tua mamma. Quindi uno. Basta. Ok. Ragazzi, siamo arrivati dove fanno il vino. Qua. Vero, amore? Sì. Adesso dobbiamo comprare il vino. Anche se noi non beviamo vino, ma inizieremo a bere vino. Però voglio assaggiarlo il vino, amore. Sì. Che dicono che qua l'uva è buonissima. Non so come faccia a crescere. Ce la deve dire Franco se li portiamo a casa. Sì. Con questo caldo e su questa terra così vulcanica, come 40 gradi l'uva, amore. L'uva. Sì, quando siamo andati sul cammello c'è detto Dorian l'autista gradi. Che c'erano 40 gradi, cioè si bruciava. Madonna. Ti giuro, ho bevuto quella bottiglia d'acqua, sarà stata un sorso, ho bevuta un litro in 3 secondi. Eccoci arrivati, speriamo che ci sia qualche degustazione, amore, sì. Di snack, c'ho una fame. Oltre al vino ci sono anche queste che sono tipo delle salsine piccanti, vediamo, ingredienti piccanti, io questo lo prendo, amore, sale, questo sì, mi piace, che è piccante, questo sarà maionese. Sì, voglio provarle, amore. Poi bello con tutte queste tazze, poi tanti vini. Ah, c'è anche i formaggi, buonissimi. Col vino fanno pure la crema. La vina, la crema col vino e ma Dario prova. Lì. Dai che la mettiamo al Carrito Shop. Crema, vediamo se è naturale, secondo me no, ci sarà paraffina. No, forse no, dai, forse che ha buon inci, amore. Vinoterapia, fantastico amore, compriamone uno. Sì. Crema anti-age. Prendiamo, sì, prendiamola. Dario sta mangiando con la scusa di assaggiare, spero di mangiare qualcosa. Amore, assaggiamo. Che cosa dobbiamo assaggiare? Guarda qua, guarda del vino dolce. Dolce. Moscatel, stiamo assaggiando questo. Wow. Che bello! E che pure sì. Anche le noci. C'è un gusto a fare. Se chiede tinto, ecco. Allora, quando arriviamo nell'albergo vi faccio vedere che abbiamo comprato, ci siamo bevuti anche il vino e ci siamo imbriacati. E adesso torniamo in albergo. Al fresco. Oh. Tornati in camera, abbiamo sì. Tanta sete. Guardate che ci ha dato Dorian, il nostro autista. Ci ha preso una pietra, è stato troppo carino. Quando siamo arrivati, è vero, ce l'ha data. Che l'ha presa là, sembra il carbone della Befana. È troppo bella, pietra vulcanica. Di Lanzarote. Devo dire che qua devo dire che qua sono tutti molto gentili, molto bravi, lavorano bene, sono sempre molto felici, non lo so, è vero, molto gentili, bravi. Comunque, si vede che guadagnano molto. Si vede che guadagnano bene. Poi, vabbè, questo è il mio cellulare per farvi capire, senza la cover come è distrutto. Povero. Perciò mi dite, perché ti metti quella cover così grande? Per questo, perché è distrutto e questo non è la...
mascherina, è proprio il cellulare che è rotto, vabbè. E già l'ho riparato una volta e vedo. Beh, tralasciando, comunque, abbiamo comprato il sale, ci sono andate a tirare qualche busta in più per mettere tutti i nostri souvenir. Sale di Lanzarote, vabbè, che fa amore. E poi qua abbiamo degustato prima un bicchiere di vino. Infatti poi in macchina sentivo un caldo, amore, stavo tipo morendo. per il vino. E poi ho preso questi qua che sono dei preparati piccanti. E questo è verde, questo è con dovrebbe essere con cilantro e perejili. Che cavolo è? Cilantro, perei, aglio, sarebbe aglio, cumino e sale. Però cilantro e perei, fatemi sapere cosa può essere. E questo invece è con aglio, pimento, ok, aglio, peperoncino, sale, pimento, tutto questo super piccante, ce lo dobbiamo dare a Dario. Poi abbiamo messo una bottiglia di vino, questo qua, vulcanico, per Franco. Franco, tutto per te, briacata. E guardate qua che bei braccialetti. E poi ci siamo comprati questi braccialetti, facciamoli vedere. Guardate sono bello. Allora, questo è il braccialetto vulcanico che ha preso mio amore. Pure tu, amore, vulcanico. Anche il mio è vulcanico. Sì, però a me è più lucido, non è opaco come il tuo. E niente, adesso siamo molto molto stanchi, molto stanchi. Dobbiamo riposare e bere. Situazione treccine, vorrei sciogliere, mal di testa, però adesso riposando ci vuole anche un caffè. Patatine Pringles, che sono le uniche che a me non piacciono, le Pringles, amore, lo sai? No, non lo so, solo queste c'hanno. Poi gelato, chocolate absinthe, e questo è tipo un magnum, e poi la coca. Yeah. Allora com'è questo gelato spagnolito? Non è spagnoli. A me è tipo un magnum con mandorle, molto buono. Non buon. Vuole, c'è il cioccolato sul naso. Chi? Io, buono. Mmm, buonissimo. Mmm, viva gelato e patatine tutta la vita. Il mio amore, scusate, mi ha regalato, questo è vero amore, il conino di sotto. Grazie amore mio. Buscando una lady che te l'amore. Ragazzi, ecco il mio outfit della serata. Allora, ho messo le scarpe comode. Lo so, ci volevano le scarpe più eleganti, più corte. Però mi fanno male i piedi, che dico amore? Mi rifiuto. Mi fanno male i piedi. Mi rifiuto. Ho messo questa gonnellina che è un nuovo acquisto che ho comprato di recente. Vi devo fare il video haul se ci riesco. Comunque è troppo carino. Sbarazzante. E questo top. Mia. Anche molto bello questo top. Amore, ti piace questo top? Fatto così. Vabbè, vuoi stare al centro dell'attenzione. Bella la tua camicia. No, devo dire la verità, mi piace molto il tuo outfit. Sei troppo figo, amore mio. Wow, come vanno tu a Lanzarote, amo. Quanti like per Dario, amore? Vieni qua, facciamoci un outfit. Siamo troppo carini. Oggi è stata una giornata bellissima, e lo sarà ancora. Grazie al nostro autista. Come si chiamava? Già mi sono dimenticata, però è bravo. Aspetta. Però era bravo. Vabbè, non fa niente, dai. Comunque lui lo sa che è lui. E poi adesso dobbiamo andare al mercato. Dobbiamo andare poi a fare cena a quel ristorante di ieri che abbiamo trovato chiuso. Cioè che era troppo affollato. Andiamo, amore? E poi il mio trucco molto semplice. Comunque già ho le treccine. Poi d'estate mi scuccio di mettermi i chiedi di trucco. Ho messo solo una tinta Nabla. Ovviamente del Caritas Shop. Perché a Caritas Shop abbiamo tutte le tinte Nabla. E sugli occhi ho messo un po' di matita nera dentro, basta, appunto. Mi vuoi baciare? Non si taglia, vada. Che bello, con mio amore. Che lui molto tempo a pensare. Amore, cosa devi fare il bagno? Un po' di profumo, guardate l'ordine del nostro bagno. Il disordine. E il disordine lo faccio tutto io, vero amore? Sì, guarda. I costumi non penso che sono tuoi due pezzi. I don't feel nothing when I hear you say.